Ormai trionfa. Le genti d'Europa, d'Africa, d'Asia si inchinano alla sua potenza e al suo fascino. Roma è e sarà nei secoli. E quando non sarà più Roma, non sarà più il mondo. Questo mare è la Britannia, la gloria, Claudio Valerio. Mi domando se gli dèi ci saranno propizi. Cesare è sempre caro agli dèi. Sì, lo spero, ma mi chiedo fino a qual punto lo saranno. Il mare tranquillo è un segno favorevole. È il cuore, amico, che dubita e che non è mai in pace. L'alloro
È il simbolo della gloria. È il simbolo della tua gloria, corona degna di te, Cesare. Verrà un giorno che la metterai? Il giorno che sarò stanco. Quali nuove da Roma? È giunto ora che hai oppio. Ah, presto, andiamo, che i giochi abbiano inizio. Fra poco vi raggiungeremo. Bentornato, Caio. Bentornato. Felicità e molte vittorie, Cesare. Molte vittorie. Sugli uomini e sulle donne. Molte vittorie. Questo dipende da quanto si è fatto in Senato. Ebbene? Non ho potuto combattere con tutti i nemici di Cesare. Sono tanti più degli amici? No. Ma loro hanno il più gran dono dell'oratoria, Cicerone. Cicerone? Il mio amico è il mio nemico, il padre della patria, un grande oratore, un grande patriota, ma egli non vuol capire, ignora le mie proposte come gli altri. È inutile che tu me lo dica. Naturalmente mi rifiutano le legioni, non vedono al di là dei loro occhi, hanno paura. Temono il mio successo, la mia gloria. In poche parole, Cesare, essi intendono discutere la questione. Ma non approveranno mai la tua spedizione in Britannia. Tu hai la guerra nel sangue, Cesare. Cicerone e tutti gli altri falsi amici di Cesare, falsi e ipocriti, essi temono la mia ambizione. Ma la mia ambizione è la loro, è l'ambizione di Roma. Neanche tu mi credi. Ma io andrò in Britannia contro tutti. Perdonami, amico mio, sei stanco. Un po' di vino, eh? Ho cavalcato giorno e notte per paura che tu alzassi le vele prima del mio arrivo. Sino ad oggi mille segni ed ostacoli mi hanno fatto esitare e perciò ho aspettato. Mi sembrava un ammonimento, come se gli dèi avessero stabilito che io dovessi restare in Gallia. Per quale disegno? Non lo so, Caiopio. Sia come sia, Cesare ha un compito ben difficile. E perciò bisognava stare molto attenti. Ma ora ho deciso, partirò per la Britannia. Ah, i giochi. Andiamo su. Vieni. Uccidilo! Cento sesterzi che quel gallo abbatterà il germano. Va bene. Cento sesterzi, accetto. Thank you.
Meriti un premio, ti concedo la libertà. Qual è il tuo nome? Vercingetorige. In Senato per tutta la mia vita. Ora ti chiedo di aiutarmi, Pompeo. Io come te non fui imposto, ma liberamente eletto console. Sai che condivido il tuo pensiero, Cesare. La tua lotta è stata la mia. Siamo dunque uguali in molte cose. In molte cose, sono d'accordo con te. Ma la tua richiesta di nuove legioni? La mia richiesta per ottenere altre legioni fa parte di un mio più grande e ambizioso piano. Ho in mente di creare una nuova Roma e di fare in modo che le province conquistate abbiano nuove leggi, che vivano con onore e non in schiavitù. È questa tua ambizione quanto si teme in Senato. La tua ambizione. Io sono ambizioso, Pompeo. Diglielo ai senatori, diglielo. Sono molto ambizioso, ma solo nel senso di migliorare il destino di Roma. Conto su di te perché parli in Senato e li convinca che non è per Cesare. Lo farò, Cesare. Te lo prometto. Ave. Ave. Hai tanta fiducia in lui, Cesare? Non credo che parlerà in mio favore, ma quando lo farà, imparerò qualcosa. E saprò quanto possa contare sui miei stimati amici. Ed ora che ho edotto il Senato su quanto a Ravenna io ho proposto per il bene della Repubblica, è necessario sappiate che Cesare vuole altre legioni. Credi tu, Pompeo, che servano le legioni a Cesare? O Cesare le chiede? Cicerone. Io non avrei mai avanzata una tale proposta. Ma dov'è Cesare? Perché non è qui a giustificare la sua richiesta e il suo operato? Eppure è in Italia. Pompeo ci dice che egli ha presieduto le annuali assise. Ma non è qui, a Roma, in questo consesso. Perché? Teme forse di doverci narrare della sua campagna di Britannia? O forse non vuole parlarci della ribellione scoppiata in Gallia? Col suo silenzio vorrebbe forse porsi al di sopra dell'autorità di Roma? Egli non è qui, ma chiede altre legioni. Cesare è certamente un gran condottiero, o senatori, ma per lui non esistono altri doveri. Non poco denaro ed amici ha impegnato per la sua rielezione a console. Gli interessavano le province della Gallia, piene di ricchezze. Le sue ville ricolme di tesori lo testimoniano. Lo si accusa ingiustamente, quando si dovrebbe ricordare invece come in poco tempo conquistò la Gallia e come le sue conquiste hanno portato molto oro nelle casse dello Stato. Egli non è capace di agire nel proprio interesse e senza alcuna ponderatezza. Nella tua fedeltà a Cesare, sentimento che come suo amico molto ti onora, attento Caio Oppio a non peggiorare la sua posizione. Se egli aveva su tutto riflettuto, perché ha condotto la campagna di Britannia nonostante il divieto del Senato? Perché Cesare, al di sopra degli interessi del Senato, ha quelli per la grandezza di Roma. Ci si accusa di essere contro Roma? Vogliamo le prove! Senatori, nessuno, più di me è certo di quanto stia a cuore a Cesare la grandezza della Repubblica. Ma altre legioni privano di forze Roma, la dissanguano.
Perdoniamo, Pompeo, al giovane Decio Scribonio Curione la sua impetuosità e chiediamogli di riflettere. I fatti contano, solo i fatti. Cesare ha dimostrato di perseguire solo un suo piano ambizioso. E ricordate, padri coscritti, che quando egli chiese di essere rieletto console, io vi ammonii, vi ripetei le parole di Silla, che giudicando Cesare allora, ancor giovane, disse: in quest'uomo rivivono moltiplicate le ambizioni di Caio Mario. Ora io vi dico, state attenti, la sua ambizione può portare alla rovina la nostra Repubblica. Cesare è al di sopra di ogni sospetto. Se lo è, venga qui. Il Senato dovrà dirci perché ha costretto al lutto migliaia di cittadini e messo a repentaglio la stessa Roma. Prima che si imponga Cesare l'onta di venire a scolparsi in Senato, è giusto che si consideri la sua opera e quale uomo egli è. Non si tratta di punire, ma si tratta di affermare il potere e l'autorità dello Stato. Io chiedo che Caio Giulio Cesare sia richiamato in Roma perché renda conto del proprio operato. Su quanto ti ho detto? Troppo grande è il sacrificio che Cesare mi chiede. Sposare un uomo che non conosco. È uno dei più fedeli e leali luogotenenti di Cesare. Ed illustre la sua famiglia. Pensa, tutta Roma ti onorerà come la moglie del fratello di Cicerone. Ma io non l'amo. L'amore. L'amore verrà dopo, quando con la convivenza imparerai ad apprezzare e stimare tuo marito. E se amassi un altro? Un altro? Sì. 3 anni fa, quando a Lucca Cesare si incontrò per le assise con Crasso e con Pompeo, noi ci recammo là. Fu l'ultima volta che vidi Cesare. Là conobbi Claudio Valerio, un ufficiale del seguito di Cesare. Sì, lo ricordo. Ci siamo promessi l'uno all'altro e io ho giurato di rimanergli fedele per tutta la vita. Una fiamma giovanile, Publia. No, è una cosa seria, Calpurnia. Perché in tutto questo tempo non l'ho dimenticato. E so che nemmeno lui ha dimenticato me. Ebbene, bisogna che lo dimentichi. Non è la prima volta che a noi donne è chiesto un sacrificio del genere. Giulio Cesare ha bisogno di stringere un'alleanza familiare con Cicerone. È l'unico mezzo per averla amico. Tu sai che Cesare ti ama come una figlia. E anch'io. Pensi che ci sia indifferente la tua felicità? Che c'è, Clelia? Caiopio chiede di vederti, Calpurnia. Dice che si tratta di cosa della massima importanza. Che entri. Tu resta, Publia. Salute a te, Calpurnia. Ave, Publia. Dunque? Nulla, nulla. Marco Tullio Cicerone è stato implacabile. Tutto quello che ho potuto ottenere è che il Senato rimandi di 2 giorni ogni decisione. Ma il risultato della votazione è ormai scontato. Ordineranno a Cesare di tornare a Roma. Cesare non ubbidirà mai a un simile ordine, mai! E allora sarà la guerra civile. Prepara pure la mia partenza, Calpurnia. Io andrò in Gallia e là sposerò Quinto Cicerone. Purché il suo sacrificio non sia inutile. No, non temere. Fa che Publia parta oggi stesso e domani io porterò la notizia a Marco Tullio Cicerone. È molto sensibile alle parentele. Vedrai che sarà proprio lui, il celebre avvocato, a sostenere la necessità della presenza di Cesare in Gallia. Che gli dei ci siano propizi. Di
Dite ai vostri comandanti che ordino di resistere. Resistere a ogni costo. Riferiremo i tuoi ordini, Cesare. Però sappi che nessuno di noi tornerà vivo a Roma. La Gallia è tutta in fiamme. Ogni bosco, ogni anfratto, ogni albero si può dire è un agguato. Col nome di Vercingetorige sulle labbra i galli si fanno uccidere. E per mille che ne muoiono, altri mille ne sorgono pronti a immolarsi. Ti conosco bene, Publio Castro. Hai servito Cesare nelle ultime 4 campagne. Sul Reno, sul fiume Sabis, in Spagna... Al Golfo di Mariba, Cesare. Al Golfo di Mariba. Ricordo bene quella lunga e vittoriosa guerra. Sì, al Golfo di Mariba. Rammento perfettamente che ti salvasti a nuoto, rischiando la tua vita fino all'ultimo, come l'ottimo e coraggioso Orazio Coclite. Capisco la tua stanchezza. Il nostro è un mestiere duro. Perciò tornerai immediatamente a Roma con il grado di centurione. Là riceverai 3 iugeri di terra, così potrai trascorrere il resto dei tuoi giorni in pace, sempre memore delle tue passate vittorie sugli uomini e sulle donne. No, Cesare, non sono un uomo finito. Non umiliarmi così. Sei un bravo soldato, ho bisogno di te. Alzati. Publio, riferisci i miei ordini ai tuoi superiori e di che Cesare promette loro la vittoria. Sono con loro. Lo sarò sempre, anche se la mia persona è costretta a rimanere qui. Torneremo a Roma, tu ed io. Va ora, va. Ave Cesare! Barone, ascolta. Ho un messaggio per il tuo console, Quinto Cicerone. Gli dirai che Publio è in viaggio verso il suo campo, che il suo matrimonio sia celebrato al più presto. Questo è tutto, va pure. Scusami, Cesare. Sì, Claudio. Ma tu metti la tua pupilla in grave pericolo. La Gallia di questi tempi non è posto per viaggi di piacere. Non temere. Le legioni di Quinto Savino la proteggeranno. Non c'è alcun rischio. Ne sei certo? Certissimo. Sì, lo garantisco. E il matrimonio? Amico mio, è la necessità, la dura necessità. La politica impone questo sacrificio. Cesare, tu hai capito, tu sai cosa vuol dire essere soli. Chiunque abbia amato e sofferto sa che significa. Io più di ogni altro. Livio, Fabio, Carinno. Giulio Cesare a Caio Oppio, salve. Le notizie che mi hai mandato mi riempiono di gioia. Prevedo un felice e vantaggioso matrimonio per Publio. Mia amatissima Calpurnia, ti saluto col più grande affetto. Mi sento tanto solo e mi manchi dopo questa lunga separazione. Tutto ormai sembra avviato nel migliore dei modi. Sapevo di poter contare su di te e sulla nostra amata pupilla Publio. La Gallia è divisa in 3 parti, in una delle quali abitano i Belgi, nell'altra gli Aquitani e nella terza quelli di lingua celta, chiamati Galli. Sono uomini forti, intelligenti, audaci e bellicosi. Se tu fossi qui, o mia Calpurnia, tutto mi sarebbe molto più facile. Saranno 3 anni il mese prossimo, da quando ti vidi l'ultima volta. 3 lunghi anni.
Sono stanco, infinitamente stanco. Ma il mio amore per te è sempre lo stesso. A dispetto delle nostre differenti ideologie, Cicerone è mio amico e lo stimo altamente. Convincilo dell'onestà dei miei sentimenti. Io considero il matrimonio tra le nostre due famiglie come la più pura delle benedizioni. Ricorda sempre, o Calpurnia, che il destino del soldato è la morte. Anche se dovrò essere tra le ormai Valerio, è vero che Cesare non va più in Gallia? Perché sei così pensieroso? Publia sposa Quinto Cicerone. Questa è la volontà di Cesare. Lo sai bene che sono sempre innamorato di lei. Claudio Valerio, Cesare ti vuole. Tu, Carino, lasciami il tuo scritto. Inviate le lettere a mia moglie a Caio Oppio. Grazie. Ah, Valerio, scegli 10 uomini tra i migliori, partiamo. Dove andiamo? In Gallia. In Gallia? Con 10 uomini? Sì, Valerio, è proprio così. Ora conosciamo il disegno degli dèi. È evidentissimo. Con Cesare in Britannia Vercingetorige non avrebbe osato tanto. E ora? Ora lo colpiremo quando meno se lo aspetta. Intendi, Valerio? Così è quando il destino di una nazione è nelle mani degli stolti e di inabili politicanti. Il Senato mi rifiuta le legioni e mi permette di soffocare meglio la rivolta in Gallia. Piegando il Senato, io salvo l'onore di Roma e metto in bocca a Pompeo la menzogna. Chi negherà alcuna cosa a Cesare che ha domato Vercingetorige? E come passeremo, Cesare? Dicono che sono ovunque. Attraverso le Cevenne. Ma è impossibile. Sembra impossibile, Valerio. Vieni. Questo è il piano. Qui è Marco Labieno. Qui le legioni di Tito. E il campo di Quinto Cicerone. Noi convergeremo per di qui, assieme, e attaccheremo. Ma le montagne? Temi troppo le montagne, e non hai fede in Cesare. E Quinto Sabino? Dovrà tenere la sua posizione per conservarci una via aperta per l'Italia. Rinfrancati, amico mio. Conto su di te. Sono così scoraggiato. Non sei forse amico di Cesare? Eccoci finalmente giunti. Sì. Che solitudine. Siamo in Gallia, Claudio Valerio. Guarda, una capanna. Chi può abitarla? Non lo so. Sono esausti. Avrebbero bisogno di riposo.
Andiamo. Avanti. Salute a te, vecchio. Puoi darci asilo per questa notte? Sì, certo. Fa venire Publio Domizio. Ti sono molto grato. Grazie. Portate dentro i feriti. Lì fuori ci sono due feriti. Puoi aiutarli? Conosco delle erbe nel bosco che guariscono ogni ferita. Li curerò io. Sei un bravo uomo. Come posso ricompensarti? Ne ebbi uno una volta, parecchio tempo fa, ma si è spezzato. A te. Ma... Tienilo, venite avanti. E tu, Cesare, questo è il tuo posto. Noi staremo fuori. Non preoccuparti. Il posto più comodo spetta ai feriti. Riposa. Te li affido. Ho fiducia in te. So che li guarirai. Vivi qui, amico? Sì, ci sono nato. Oh. Chi sei? Tu sei l'estraneo qui. Dimmi tu il tuo nome. Cesare. Non hai mai sentito parlare di Giulio Cesare? Io vivo solo. Non ho mai sentito parlare di nessuno. Come fai per sopravvivere? L'acqua viene giù dalla montagna. Lungo i pendii della collina la terra è ricca di grano che serve per il mio pane. Il bosco mi dà il resto. Sei solo tu? Non hai amici? Sono solo, ma non mi sento tale. Sono vissuto sempre così. Non hai mai desiderato di scendere a valle? È giù nella valle la pace. Dovevo venire su queste montagne per incontrare il solo uomo felice. Questi sono gli ordini, Quinto Sabino. Tu devi resistere nel campo trincerato fino a quando Cesare non deciderà il contrario. Sta bene, Cornelio Crispo. Vai pure. Vado a disporre perché siano rinforzati gli avamposti. È inutile. Noi non resteremo nel campo trincerato. E gli ordini di Cesare, allora? Cesare non è qui. Egli non sa la nostra reale situazione. Ma avrà certamente predisposto un piano e noi siamo parte dei suoi disegni. Anche se chiusi qui dentro saremo inesorabilmente annientati. Sì, ma lo saremo per la gloria di Roma. O per quella di Cesare. Cosa conti di fare, console Quinto Sabino? Ordino che la legione si appresti a partire per l'Italia e il campo sia dato alle fiamme. Ma questo è tradimento! Lucio Cotta! Non sta a me dirti che io sono il comandante! E che rifiutarsi di eseguire i miei ordini è tradimento.
Quando comandi di partire? Domani mattina, all'alba. Mentre Cesare è in Italia, noi distruggeremo tutte le legioni romane. Bene. Sì, capo. È giunta Astrid, la regina degli Svevi. Che entri. Andate. Benvenuta, Astrid. Cosa vuoi? Vengo a offrirti la mia alleanza. Perché tu, che sei una regina sveva, vuoi venire in nostro aiuto? Perché io odio Roma. Il mio popolo ha sofferto sotto i romani. Hanno ucciso mio padre. Hanno devastato la mia terra. Ma io ero troppo debole per oppormi a loro da sola. Dura è la lotta, Astrid. È incerta. Il campo di battaglia non si addice a una donna. Crudeltà e sangue è la legge di guerra. Ero bambina quando conobbi questi orrori. Lasciami al tuo fianco, Vercingetorice. Lascia che io condivida la tua lotta e vendichi il mio popolo. E sia, come tu vuoi. Avanti, cane maledetto. Sputa se tieni alla vita. O ti farò rimpiangere di non essere morto in battaglia. Hai udito cosa ho detto, sputa! Avanti, sputa ho detto! Non avrò pace finché questa stessa spada non si abbatterà su Cesare. Salute a te, Vercingetorige. Salute a te, futuro re della Gallia. Io e Viridomaro siamo venuti a portarti il nostro omaggio e l'adesione del nostro popolo. E dov'è la vostra gente? Perché siete venuti senza la cavalleria? La foresta pullula di guerrieri galli, ma Edui non ne ho visti. Noi non possiamo muoverci senza insospettire i romani. Essi ci credono amici. Lo so, da anni combattete al fianco di Cesare. È per colpa di gente come voi che la Gallia è stata sottomessa. Cosa volete? Vercingetorige, la Gallia tutta ti eleggerà suo re. Che ne sarà allora del popolo Eduo? Tutti gli altri capi mi hanno seguito senza nulla chiedere. Tu non hai ancora vinto, Vercingetorige, e noi conosciamo Giulio Cesare. Cesare è in Italia. Alla richiesta di aiuto dei suoi consoli ha risposto che non può muoversi. Cesare è in Italia e due giorni dopo lo trovi nel Belgio. Vai per affrontarlo là e lui è già in Aquitania. Si muove con la celerità del vento e con l'astuzia della volpe. A Cesare le forze scarseggiano. Egli ha bisogno di noi. Ti sarà molto utile il nostro apporto il giorno in cui Cesare crederà di averci amici e noi, al contrario, non solo non lo aiuteremo, ma rivolgeremo le nostre armi contro di lui. Pensaci bene, Vercingetorige. Eh sia! Cosa chiedete? Ci darai l'oro romano che è custodito a Gergovia. È un prezzo alto. Pari all'aiuto che ti forniamo. Chi di voi resterà in ostaggio a garanzia dei nostri patti? Rivendico l'onore di restare al tuo fianco, Vercingetorige. Andate! Vercingetorige. Se
tu, Astrid. Sei venuta anche tu a chiedere un compenso per l'aiuto che mi dai? Nulla ho da chiederti, Vercingetorige. Tu sei l'uomo che ha osato opporsi alla potenza di Giulio Cesare e sei colui che vendicherà tutti noi oppressi ed umiliati. Sei bella, Astrid. Troppo bella per gli orrori dei campi di battaglia. Non importa, mi basterà essere al tuo fianco. Saprò superare ogni ostacolo, Vercingetorige. Mi sosterrà l'odio contro Roma e la tua fiducia. Sei bella, Astrid. E tu sei forte. Sono molto fiera di te. Piacere apprendere che siamo vicini alla meta. Ancora poche miglia e giungeremo all'oppido di Quinto Cicerone. Ti ringrazio. Cominciavo a domandarmi se questa gaglia avesse una fine. Sono tre notti ormai che queste maledette zanzare non mi fanno chiudere occhio. Su via, Clelia, porgimi piuttosto lo specchio. Grazie. Siamo vicini alla meta. Il dovere ci impone di essere belle. Soldato della legione di Quinto Sabino. Tutti morti, tutti morti. E così fossi morto anch'io. I galli mi hanno catturato e mi hanno seviziato. Dov'è Cesare? Perché ci ha abbandonati? Ditegli che torni, che ci vendichi. Solo lui. La Gallia sarà forte per le sue leggi e la sua spada. E tu sarai il nostro re. Lo sarò, se il popolo vorrà che io lo sia.
Vercingetorige, Torige, abbiamo messo le mani su una preda preziosa. Chi sei, donna? Sono una cittadina romana. Qual è il tuo nome? Publia, la pupilla di Giulio Cesare. E come mai Cesare ti ha fatto venire in Gallia? Tanto sicuro è di sé? Avresti potuto essere uccisa dai miei uomini. Avrei preferito morire piuttosto che cadere nelle tue mani. Morire? E perché? Sei troppo bella per morire. Tu l'hai catturata? Sì. A te l'affido. Che sia trattata come un ospite, che non le sia torto un capello. Bene. Ne rispondi con la tua testa. Via. Perché non l'hai uccisa? Gli ostaggi non si uccidono, Astrid. E questo è prezioso. Un messaggio dei Galli. Non c'è altra alternativa. Vercingetorige mi chiede la resa per la libertà di Publia. Vita per vita, io mi offrirò per il cambio. Tu, Marco Liborio, assumerai il comando. Potremmo tentare un'uscita e affrontarli sul campo, col favore della sorpresa. No, sarebbe una follia e un'inutile distruzione. L'esempio di Quinto Sabino ci è d'insegnamento. Senti, Quinto Cicerone, ancora quel messaggio. È più di un'ora che si ripete. Va a prendere quel prigioniero catturato 2 giorni fa. Deve essere molto importante per insistere così. Lo costringeremo a dirci che significa questo segnale. Cosa significano questi richiami? Parla! Hai udito la mia domanda? Parla! Che cosa dicono? Rispondi! Che cosa dicono? Giulio Cesare è tornato in Gallia. Si è unito alle legioni di Bruto e ha ottenuto una grande vittoria in Alvernia. La città di Avarico è stata occupata dai Romani. Cesare è tornato. Ormai non è più tempo di incertezze. Di agli uomini quanto sta accadendo e comunica loro che ordino di resistere ad ogni costo. Viva Cesare! Viva, viva Cesare! Cesare! Incendiate i campi di grano, distruggete gli armenti, radete al suolo i villaggi. Ma così il nostro popolo sarà ridotto alla fame. No, così Cesare non potrà rifornirsi. Che tutti i guardi ai passi siano sorvegliati. Voglio essere informato di ogni mossa dei Romani. Andate! Qua.
quanto avevamo supposto io e Veridomaro si è avverato. Cesare ha tratto tutti in inganno. Dubitereste forse della mia vittoria? No, noi abbiamo fiducia in te. Solo sono convinto che al momento opportuno il nostro aiuto sarà molto più importante di quanto tu creda. Ti saluto, Vercingetorige, e aspetto i tuoi ordini. Cesare. Centurione decimo silo della legione di Marco Labieno. Sì? Marco Labieno aspetta tuoi ordini e ti dice che i viveri scarseggiano e il nemico ha tutto distrutto davanti a noi. Non potendo vincere con le armi, vuol vincere con la fame. Non ho già informato, purtroppo. Vercingetorige odia Roma e me profondamente. Dove hai combattuto? In Britannia, sul fiume Sabis, contro i Parisi. Hai mai dubitato della vittoria? No, Cesare. E ora? Capisco. Sei pronto a partire subito? Sì, Cesare. Ti farai dare un cavallo fresco. Torna da Marco Labieno e digli di levare il campo e di marciare su Lutezia. Là riceverai i miei ordini. Sì, Cesare. Aspetta. Prendi dell'oro. Questa è la ricompensa che meriti per la tua fatica. Grazie, Cesare. Statilio. Il centurione Claudio Valerio. Venga da me subito. Mi hai chiamato, Cesare? Sì, Claudio. Porterai questo messaggio a Quinto Cicerone. A Quinto Cicerone? Io? Sì, gli dirai che le sue nozze con Publia non sono più necessarie. Grazie, Cesare. Sono felice di eseguire il tuo ordine. Ave, Cesare. Ave. Ormai non dovremmo essere lontani. Stasera potremo riposare da Quinto Cicerone. Col tuo permesso, centurione, non credo sia la cosa che ti interessa di più. Che intendi dire? Che la presenza di Publia nell'oppido di Quinto Cicerone ha fatto correre i nostri cavalli più del necessario. Da qualche tempo stai diventando insolente. È forse un torto amare la più bella delle fanciulle? No, certo. Thank you.
Che sarà questo grido? Si direbbe un animale. Sì, forse, ma è meglio stare attenti. Non muoverti, cane d'un romano. Parla dunque, parla, cane maledetto. Cosa dice questo messaggio? Ti ripeto, è scritto in greco, non lo so. Io non conosco questa lingua, non l'ho mai saputa. È greco. Fermati. Prigioniera romana, forse. Ci avevo già pensato. Rodan! Fa entrare la prigioniera. Forse c'è qualcuno qui in Alesia che conosce il greco. Vieni! Publia! Claudio! Mi conoscete? Tanto meglio. Addosso a questa prigioniera abbiamo trovato un messaggio. È di Cesare ed è scritto in greco. Traducilo! Io non conosco il greco. Tutti i romani di un certo lignaggio conoscono questa lingua. No. Se tieni a lui, sta in te salvarlo, oppure vederlo morire fra i più atroci tormenti. Te l'ho detto! Io non conosco il greco! Rodan! Avanti tu! No! No! Ancora! No! Con passe mill'anni quei segni gli ricorderanno sempre questo giorno. Deve parlare! No! Basta! Basta! Lasciala, Breno! Prometti, salva la sua vita! Sì. No, devi parlare! Non parlare, Publia! Non parlare! No, non posso, non è possibile. Giulio Cesare a Quinto Cicerone, salute. Al decimo giorno dopo il sorgere della luna nuova, uscirai dall'Oppido e mi raggiungerai sulla strada di Gergovia. Cesare a Gergovia! A Gergovia! Dite a Cesare che tutto è calmo.
Cesare, tutto è tranquillo, ma non vi è traccia del console e dei suoi uomini. Vogliono gli dei che non sia accaduto qualcosa a Claudio Valerio. C'è troppo silenzio. Che cosa pensi di fare? Avanzeremo fin sotto Gergovia. In marcia! Cavalleria sia pronta. Bene, Cesare. Vado. Avanti! Per il nome di Roma! Siamo agli estremi. Non possiamo continuare a combattere. Tutte le legioni sono decimate. Tito Azio retroceda, suonate la ritirata. Voi con me. Cesare, seguendo i tuoi ordini, la legione di Tito Azio si è sganciata dal nemico. Col favore della notte sarà lontana da qui. E Marco Catone? Il suo sacrificio ha permesso ai nostri di ritirarsi. Raggiungi Tito Azio e digli di accamparsi oltre la riva del fiume. Là riceverà miei ordini. Fabio. Che Marco Labieno lasci Lutezia e ci raggiunga ad Alesia. Nevio. Dirai ai Poridorige di trovarsi alla piana di Alesia. Terenzio, la legione di Tito Sestio raggiunga a tappe forzate la piana di Alesia. E tu, Marcantonio? Sì, Cesare. Quanti uomini ti restano della tua legione? 200, Cesare. 200. Verranno con noi all'oppido di Quinto Cicerone. Vercingetorige saprà ben presto che tutte le legioni sono in movimento. Non potrà attaccarle tutte insieme, ma concentrerà le sue forze ad Alesia. E lì attaccheremo. E i viveri? Come sfamare tutta questa gente quando sarà riunita? Basteranno. In questa settimana si decideranno le sorti della guerra. Non temere, Marcantonio, tu sei con Cesare e con la sua buona stella. Cosa vuoi?
Tu sai bene cosa la mia padrona vuole. Vieni avanti. A te. Entra. È meglio che io rimanga qui. Va tu. Claudio. Non potevo resistere al pensiero che tu mi odiassi. Che tu potessi disprezzarmi. Io l'ho fatto per te. Quando ho visto che ti torturavano in quel modo. Ti ho troppo amata e troppo ti amo, Publia, perché io debba serbarti rancore. Ma ormai ci dividono queste grida di gioia che celebrano la sconfitta di Cesare, la sconfitta di Roma. No, Claudio, ti sbagli. Cesare non è sconfitto. E la vittoria di Vercingetorige non è che un episodio momentaneo. Cosa dici? Cesare è salvo. Ti prego, dimmi che mi perdoni. Cara. Publia, Cesare ti ha restituita a me. Egli vincerà, ne sono sicuro ormai. E noi torneremo a Roma. E il sole splenderà sul Campidoglio quando tu lo salirai al mio fianco. Dov'è Claudio? Ivi e Publia. Per tutta la vita. Sì. Publia, Publia! La luna è già alta e illumina tutto il campo. Dobbiamo tornare prima che ci scoprano. Dio, Claudio. Vercingetorige si è chiuso, ma non starà a lungo. Non è un uomo da subire un assedio. Uscirà. Uscirà dalla città e ci affronterà in campo aperto. Ecco perché ho ordinato gli apprestamenti difensivi che voi avete visto. Ancora 2 giorni, il tempo necessario perché la legione di Tito Azio si unisca a noi, e avremo abbastanza forze per affrontare l'urto. Raggiungete il vostro comando. Di ora in ora io mi terrò a contatto con voi a mezzo di staffette. Questo è tutto. Andate. Tu resta. E Polidorige, dove sono concentrati i tuoi uomini? Qui, nella boscaglia. La cavalleria Edo aspetta il tuo ordine, Cesare. Interverrà nel bel mezzo della battaglia. E forse sarà loro l'azione decisiva. Sarà nostra gloria aver cooperato alla tua, Cesare. Ti saluto. Che cosa ne pensi tu? Che farà? È il nostro alleato. Lo è? Vedremo all'opera. Questi fedeli alleati di Cesare. Vedremo cosa sapranno fare. Dimmi, lo sai che Publia è viva? Sì, Cesare. Ti chiedo di restituirmi
la parola che ti diedi Quinto Cicerone. Grazie, amico. Come osi presentarti a me, Bellovaco? Ti avevo chiesto 10.000 fanti e 2.000 cavalieri. Quante sono invece le tue forze? Rispondi! 2.000 cavalieri in tutto, Vercingetorige. Altro il popolo non mi ha concesso. La guerra che io conduco non è per me, bensì per la libertà della Gallia! Gli sia mozzata la mano destra e torni nella sua terra. Così Vercingetorige punisce i traditori. No! Tu non puoi fare questo! No! Non puoi farlo! Non puoi farlo! Bevi. Ho voluto che tu assistessi e che vedessi con i tuoi occhi la mia potenza. Quasi tutta la Gallia è qui presente coi suoi capi. Ognuno rappresenta un popolo. Gli Aulerci, i Cadurci, i Gabali, i Bellavi, i Parisi e cento e cento altri ancora. Che cosa potrà mai fare Cesare contro costoro? Ora che ho visto, lascia che mi ritiri. Mi è sempre piaciuta la tua fierezza. Una sola volta hai ceduto, ma l'hai fatto per amore. Signore Supremo, proteggi Vercingetorige. Sei fuggita di là. Non potevo resistere a quei canti, ai riti, alla gioia di quei barbari. Vattene, schiava. Me ne andrò solo se la mia padrona lo comanda. Hai udito cosa ho detto? Via! Va. Perché te ne sei andata? Una cerimonia propiziatrice per le tue armi non mi riguarda. Io sono romana. Tu mi sei piaciuta sempre, Publia. Ma adesso come ostaggio non mi puoi servire più. Gli dèi, oltre la vittoria, mi regalano una donna di Cesare. Vercingetorige! Chi osa? Eporidorige vuol parlarti urgentemente. Eporidorige, che entri! Vercingetorige, Cesare aspetta entro due giorni la legione di Tito Azio accampata oltre il fiume. Io stesso ho partecipato ad una riunione nella tenda di Cesare.
5.000 edui sono pronti al tuo comando. Ti consiglio di attaccare prima che Cesare abbia riunite tutte le sue forze. Che tutti i capi siano riuniti subito a consiglio. E tu sarai il premio del vincitore. Che vuoi, Astrid? Ti odio, Romana. Perché mi hai tolto l'amore di Vercingetorige. Io lo odio quanto tu lo ami. Non mi interessano i sentimenti. Ti offro la libertà. E come farai? Ti accompagnerò verso le mura della città. Avrai un cavallo. Per l'alba sarai lontana. Lontana per sempre. Accetto solo se il prigioniero Claudio Valerio verrà con me. Sia pure come tu vuoi. Publia. Claudio. Presto, andate. Un cavallo vi aspetta fuori. Grazie. Non è per te che l'ho fatto. Ricorda, tieni bene a mente, anche se ti torturassero, tu non hai visto né sentito nulla. Non dubitare, mia regina. Non mi è stato possibile portarla con me. Si era offerta di sacrificarsi per facilitare la fuga. Povera Clelia. Claudio, gli edui tradiscono Cesare e Vercingetorige attaccherà prima dell'arrivo di Tito Azio. Come si può fare per avvisare Cesare? È da tempo che camminiamo. Se potessimo raggiungere Tito Azio, sarebbe la salvezza. Oh, che gli dei ci aiutino. Raggiungiamolo all'accampamento. Andiamo, sì, presto. Andiamo. Marco Labieno si porti sulla sinistra. Tito Sestio sulla destra, la cavalleria dietro la collina e tu al comando dei prombolieri.
Marco Labieno ti manda a dire che la sua ala resiste per la gloria di Roma. Cesare, Tito Sesto ti chiede se può passare al contrattacco. No, non è ancora il momento. Il segnale agli Edui. Ave, fate il segnale, ordine di Cesare. Bene. Hai fatto chiamare? Portati sulla destra in aiuto a Tito Sestio. Hai dato il segnale agli Edui? Sì. Alla carica! Cosa fanno? Ma che cosa fanno? Hanno tradito. Le due coorti di riserva con me, presto! Ti ringrazio, Cesare.
morti. Non basterebbe tutta la notte per contarli. Hanno tradito. Gli Edui hanno seguito il più forte. È la fine, Marcantonio. Se potessimo resistere, forse domani... Tito Azio ha i cariaggi, i viveri, la sua marcia è lenta. Non giungerà in tempo. Certamente. È una notte senza stelle. È la notte della mia sconfitta. Ma il vincitore non saprà usare la vittoria. Solo Roma. Solo Roma può imporre il rispetto delle leggi. Noi siamo la strada, Antonio. La strada del domani. Perché Cesare oggi non hai gettato nella mischia le riserve? Domani ci saranno utili. Se tutto sarà perduto. E così gli Edui ci hanno tradito. Ecco perché è necessario portare subito aiuto a Cesare. Caio Marzio. Comanda. Che si prepari la partenza immediatamente. Dobbiamo raggiungere Cesare al più presto. Le salmerie, i cariaggi e ogni cosa pesante sia lasciata sul posto. Va. Si parte fra un'ora. Andate. Seconda e terza centuria! Avanti! Thank you.
Caesar, l'ala destra sta per cedere. Che si spostino gli astati che operano al centro. Giù, sul settore estremo destro, la cavalleria, sull'estrema sinistra. I rinforzi. Di Marcantonio. Tu, Bruto, col resto della cavalleria, io coi miei legionari. Il tuo trionfo, Cesare.
combattuto per la libertà della Gallia ed ho perduto. Non chiedo clemenza per me, ma generosità per il mio popolo. In marcia! Ho combattuto, ho vinto, ma non ho conquistato l'animo dell'uomo. Esso è indomabile, come quelle nuvole, inafferrabile.